Cosa fa? Al volo. Ascoltami. Dove siamo? Al volo. Dove siamo? Dove siamo? Noi siamo, allora, siamo in all'antica Adelaide. Antica Adelaide. E è il 28. E siamo aperti. E non il 29, giusto? Sì. 2020. Alvise qua è un bellissimo esempio di storia dell'enogastronomia veneziana. Sì. Allora, Alvise riesce e vuole riprendere la tradizione enogastronomica, certo, anche a livello di storia del food, e nella sua cucina fa sperimentazione ad alti livelli. Sempre e comunque. Sempre comunque. Adesso arriviamo un attimo di là, ci salutiamo al volo. Ci vediamo un secondo di là. Cioè rimaniamo secondi, uguale, rimaniamo sempre online e andiamo, vai, dall'altra parte. Okay. Ci vediamo. Ok. Okay. Giro. Ciao. Sì. Vai, vai, tutti di là, forza. Vai. Sì. Ascolta, no. Come mandi ti mandi ti rendo, so, ti dico, mi tieni un attimo. Eccoci qua, ci siamo. Bella. Come va? Buonasera. Ciao. Che onore averla, l'ho vista l'intervista sul giornale. Buonasera. È una, come si dice, un amplage. Un amplage? Ho visto l'intervista, l'intervista. Che intervista è Venezia Today, no? No, questo qua è Venezia Today. No, io lo so, ma io su Venezia Today ho visto il signore col barbarigo che faceva le frittelle meglio. Vai. Ciao. Che lei... E allora come va? Il caffè suo era... Ascoltami. Siamo nel tocco, giusto? Eccolo qui! Siamo aperti, eccolo qui! Ah, siamo in attesa! Lo riprendiamo! Ah, per forza siamo aperti! Perché dovremmo essere chiusi? No, scusa, sa! No, esatto. Perché la risposta è perché dovremmo essere chiusi? Ma non è la domanda! No, è la risposta! Perché dovremmo essere chiusi? È venerdì? Esatto! Attenzione, gli abbiamo detto prima le cose che non vogliamo dire! Ma cosa vuoi dire? Che stiamo dicendo che siamo qui di venerdì? Non vuoi dire che è quaresima? Non lo dirò. Esatto. Non lo dirò. Esatto. No, no. Non, siamo, non lo dirò. E che è finito il carnevale? Non lo dirò. Anche perché non è vero. Per me io sono sempre in carnevale. Okay. Tutto l'anno. Ascoltami. Allora, io con Alvise, nelle mie notti di domande e di insonni, noi ci mettiamo ogni tanto a chiacchierare, o se no vengo qua nella sua cucina e facciamo sperimentazione. Io porto qualche ricetta di vecchio stampo e ci contaminiamo uno con l'altro. Lui ha una bellissima... Ti sei massi estremo perché ti vuoi la roba precolombiana tutti i costi. Sì, ho fatto gnocca ripiena, arrosto di castagne e batata, ecco. Ahimè, però la batata... La batata non puoi. Non posso, ma ti sa che buona che si veniva. Ma di cosa state parlando? Sono precolombiano. Tu sei precolombiano. Io sono precolombiano. Ho capito. Traducete per il pubblico. Allora, niente, il precolombiano è tutto prima della scoperta dell'America, quindi eliminiamo tutti i prodotti provenienti da quel mondo. Esatto. Postaccio. E la batata è una patata dolce, stranissima, rossa, che ha un gusto simile alla zucca. Esatto. E che poi, tra l'altro, è adattissima a tutti quelli che hanno problemi con gli zuccheri, perché è dolce, ma non contiene zucchero, ha solo un enzima che ti fa sembrare che sia dolce. Bravo. E quindi su una preparazione con le castagne dentro un'oca già era perfetta, infatti se ne devo fare la prossima volta. È sempre sperimentazione. Esatto. Beh, io non mi sono vincolato come lui a questa scuola. Qui faccio siamo ad un livello altissimo. Io allora vi racconto dal Alvise, l'ho conosciuto non per caso, ma è stato il destino. Ma il bello è che Alvise arriva da una tradizione, lui non te lo dice, però ha fatto qualche anno in Cina e questa contaminazione ti ha aiutato tantissimo nella manipolazione degli spettri in quei piatti, ti ha dato già da prima mi ha aperto molto, anche perché la cucina cinese non lo sappiamo, ma è una delle migliori cucine al mondo. Esatto. E però non quella che mangiamo qua. Lì tutta altra roba. Sì, allora dobbiamo parlare che positivo è il cinese. Allora questo fammi fare vedere cos'è. Il mio tra Amatti ci incontriamo, ma non solo con lui. Prima di incontrare lui, poi vi racconto perché, no, perché così capiamo la parola Matti. Il pane che viene consumato all'interno di questo posto, ok, prima lo facevo io con dei grani antichi che mi faccio tuttora coltivare a Ascoli, con cui faccio la pasta. Ma però, cioè, ho capito, faccio tutto. Ma fa pasta, fa questo, fa quest'altro, anche al pan, non arrivo neanche alle notte. Esatto. Insomma, incontro, per caso, che è venuto a Venezia per provare a coltivarli
a Sant'Erasmo, questo mio amico che fa le farine, un tizio che gli stava comprando le farine, che è Antonio Folador, panificatore di eccellenza, uno dei migliori cioè, in Nord Italia. Carissimo amico. Incontro Tony Folador che mi dice sì, perché mi fa sul pan così grandi antichi, cioè, manca a me. Ascolta, ma ti me fa il pan? Ma che ti fa sul pan? E allora il pane che mi fa, me lo fa con questi, in questo caso, con questi tre tipi di granaglie. È il Senatore Cappelli, che è un grano duro. In più c'è la Solina e la Gervicella, che sono grani teneri, ma assolutamente italiani, assolutamente naturali, coltivati più che bio, macinati senza antiossidanti, senza schifezze. E questo è il risultato che vedete, che sono 1, 2, 3, con cui poi lui mi fa il pane e gli voglio tanto bene perché dormo di notte un fiale più. Allora, dovresti dire che mangiando questo pane non abbiamo più allergie, non avevamo più tutti gli ambaragà. Allora, sai, nel mio percorso di alimentazione funzionale con lui sto riscoprendo e sto sperimentando con me stesso alcune alimentazioni che veramente danno dei benefici incredibili. Anche il digiuno è un tipo di alimentazione che sto sperimentando. Certo. E con lui stiamo... Difficile però! Compiti. Io mi occupo di mangiare, lui di digiunare, siamo perfetti. Esatto. Però è molto... Sei mitico! Non si può fare tutti, cioè, l'esclusiva su una cosa so, non si può avere. No. Questa cosa la leggo sul dito, eh. Comunque Alvise veramente è un grande della cucina tradizionale veneziana ed è, io ti chiedo di continuare nella tua strategia, cioè di dare a questa città veramente il respiro della tradizione. Io ti ringrazio della tua richiesta, ma non è che posso smettere. Lo farò per certo perché è mia indole, non è che lo faccio perché sto cercando di fare una manovra di marketing, anzi sarei un folle. Dovrei fare pizza e lasagna alla bolognese se fossi una persona intelligente. Ma questa domanda è una domanda strabocchetto, come li fanno a scuola. Ma non li farò mai. Diciamo che la prossima volta veniamo e magari seguiamo dei passaggi, certo, anche in cucina e poi facciamo le sarebbe bello. Se passate di pomeriggio mi vedete che faccio la pasta, è una cosa interessante. Sto lì tutti i miei pomeriggi a fare la pasta. Sì, dai che veniamo a trovarti. Dai, ci organizziamo e raccontiamo Venezia. Ciao, Venezia. Ciao ragazzi. Ciao. Buona passeggiata.